mettere insieme delle idee. Il tema di oggi è un tema complicato perché è un tema che ha fatto discutere tanto, che ha attraversato tutta la Seconda Repubblica e che adesso, forse alle soglie della Terza Repubblica, ha dimostrato, se non altro, le sue falle, se non il suo fallimento. Il bipolarismo. Ed è sintomatico che se uno va su Google, onorevole Baccini, a cercare bipolarismo, la prima voce che esce fuori è disturbo bipolare. Quindi sarà che forse per, come dire, l'esperienza italiana, la storia italiana era così. Eppure sul bipolarismo e per un periodo anche sul bipartitismo ci si è creduto tanto. Che cosa non è andato, onorevole Baccini? Io intanto volevo cogliere l'occasione in attesa che anche ci sono alcuni amici che stanno arrivando. Volevo ricordare che questi nostri incontri di Nuovo Pensiero, che è un pensatoio, un think tank, sono incontri tematici per aiutare sostanzialmente la politica a maturare delle scelte, ma soprattutto per aiutare noi stessi ad esaminare argomenti e per ridare forza dominante a quel blocco centrale che oggi nel paese manca. Quindi forza dominante significa restituire quella autorevolezza al ceto medio, la borghesia, che oggi in questi ultimi anni, a causa anche di un bipolarismo anomalo nel nostro paese, insomma, questi ceti hanno perso nella società il potere economico, il potere politico, il potere elettorale, il potere sociale, cioè il posizionamento. Allora noi qualche giorno fa abbiamo inaugurato questa nostra iniziativa sentendo alcuni amici imprenditori, professionisti, docenti universitari, medici, uomini delle istituzioni. Insomma, abbiamo pensato, insomma, vedo qui, cioè, abbiamo creato un comitato promotore con l'amico Panconi, con tanti altri amici che ci hanno raggiunto proprio per vedere come creare questa nuova coscienza, questa nuova identità, maturando e analizzando gli argomenti che fino ad oggi ci hanno fatto perdere questo terreno. Un terreno che noi, insomma, dobbiamo analizzare perché il luogo comune che oggi segna la nostra presenza anche nella società, quello di dire, vabbè, che cosa possiamo farci? Non abbiamo speranza, non c'è futuro, sentiamo questo luogo comune ormai che diventa una certezza nell'animo delle persone, degli uomini, delle donne, soprattutto poi dei giovani che guardano la politica ma non trovano una risposta. In un momento nel quale il supermercato della politica offre prodotti che sono in larga parte prodotti scaduti o surrogati. Quindi la domanda di buona politica non coincide con l'offerta che oggi il nostro paese sembra dare al popolo, ai cittadini residenti, ai cittadini elettori. Allora noi ci siamo posto questo problema e abbiamo detto: ma vogliamo stare alla finestra e unirci alle tante Cassandre che gridano al lupo o che gridano la nave affonda, ma non pensano di prendere un bicchiere per svuotare un po' la stiva di acqua? Ecco, noi abbiamo pensato che invece questo era il momento per ricreare una nuova coscienza. Per fare cosa? Non certamente per candidarci alle prossime elezioni. Non è certamente per essere l'ennesimo partito, con tutto il rispetto dei partiti, perché proprio un altro argomento di questo nostro think tank, di questo nostro pensatoio, sarà anche il ruolo dei partiti, perché i partiti sono cessati, sono terminati. Ecco, allora questa nostra iniziativa vuole essere un punto di riferimento perché un blocco centrale nel nostro paese può rinascere solo con delle nuove coscienze.
con la consapevolezza dell'analisi del perché siamo arrivati a perdere questo potere dominante che 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa i nostri ceti avevano. Insomma, prima un uomo delle istituzioni, un uomo di società, un imprenditore, insomma, era una persona rispettabile sotto tutti gli aspetti, perché l'ascensore sociale funzionava. Una famiglia aveva un figlio, anche una famiglia che non aveva grandi possibilità, però questo figlio poteva con sacrificio fare la scalata e diventare un professionista, una persona che conquistasse un ruolo nel tempo nella società. Questo ascensore è stato bloccato. E allora noi vogliamo, per poi agire, fare l'analisi di quello che è avvenuto. Abbiamo parlato qualche settimana fa della crisi della rappresentanza nel nostro paese. Questo nostro incontro, questo nostro laboratorio, questa nostra, diciamo, associazione non tanto virtuale ma fatta di persone in carne ed ossa, di intelligenza, ad invito, perché ogni iniziativa di questo tipo è ad invito, vuole coinvolgere per poi promuovere, dopo questa analisi, questa valutazione, un instant book che sarà un punto di riferimento anche, speriamo, della politica. Vogliamo noi non unirci al coro di chi critica la politica, ma dare una mano alla politica a determinarsi anche con studi, con analisi, con approfondimenti, perché noi abbiamo pensato che questo blocco centrale, qualora sarà necessario affermarlo anche nelle sedi non solo locali ma anche nazionali, istituzionali, europeo, vuole rappresentare un contenitore di valori e di valore. Questo è l'intendimento, un intendimento che vuole creare una rete nel nostro paese e vuole analizzare in termini scientifici tutti quei dossier che oggi noi riteniamo sensibili a maturare delle convinzioni. Non ci può essere nessun futuro se non c'è consapevolezza. E allora l'incontro precedente sulla rappresentanza è stato un incontro presieduto da un giornalista molto importante del Corriere della Sera, Francesco Verderami, insieme ad altri amici che si sono succeduti nell'analizzare, proprio per evitare che la sterilità della politica che oggi sembra prevalere in questo momento storico possa offuscare anche le intelligenze vive del nostro paese, che non trovano più sponda, non trovano più punti di ascolto, non trovano più sinergia. Stiamo parlando in sostanza di economia sociale di mercato, stiamo parlando dell'alternativa all'automatismo del mercato. Da una parte c'è il mondo dell'economia sociale di mercato che individua nel suo obiettivo, tramite alcuni segmenti, la persona come fine ultimo della nostra azione, cioè rimettere al centro di ogni azione politica, culturale e sociale la persona in carne ed ossa, perché dobbiamo ritornare a far parlare la politica con lo stesso linguaggio dei cittadini, degli interessi veri. Per fare questo abbiamo bisogno, appunto, di recuperare quelle certezze e quelle consapevolezze che noi probabilmente siamo la maggioranza culturale in questo paese e vogliamo tradurre in termini di indirizzo e termini concreti questo nostro forte sentimento. Quindi volevo a questo punto ringraziare Maria Antonietta Spadorcia, una giornalista RAI molto importante, impegnata non solo nel sociale ma nel mondo dell'informazione, che in qualche modo coordinerà questo nostro incontro, e ovviamente ringraziare tutte le personalità che ci seguono in questo momento. Io cito tanto alcuni amici, il generale Zottin e altri amici impegnati nelle varie fasi non solo della medicina, della scienza, della tecnica, delle università, dell'impresa, delle professioni.
vi sottopongo, io ho preparato una piccola nota per tracciare una traccia che è aperta, una traccia che vuole in qualche modo essere un punto di riferimento di questa discussione, perché al termine del nostro incontro ci saranno le documentazioni, saranno consegnate per ovviamente realizzare questi contributi editoriali che saranno mandati anche online per alimentare questo obiettivo, che è quello di creare nel nostro paese questa nuova consapevolezza, questo nuovo pensiero, e per creare nel futuro una classe dirigente consapevole del mandato che i cittadini possono affidargli. La consapevolezza è la forza del noi. Senza certezze, senza verità, senza consapevolezze, rischiamo di consentire hanno coperto i sentieri vanno a coprire quei sentieri, con l'unico effetto che il popolo smarisce la strada. Ecco, noi vogliamo riaprire questi sentieri, riaffilare bene i nostri ragionamenti. Quindi l'inganno del bipolarismo all'italiana, professore, si accorge, è una degli aspetti anche di queste nostre riflessioni, E come sappiamo, il bipolarismo all'italiana è stato la peggiore espressione di un provincialismo fatto di regionalismi che hanno soffocato i partiti e buona politica e la buona politica del territorio. Con la disgregazione delle ideologie, la crisi dei valori e la distruzione di tutti i grandi partiti organizzati, si è perso quel collante che dava senso al valore della rappresentanza, il tema di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, alla ragione della democrazia parlamentare che rispondesse alle esigenze, al controllo dei cittadini, e allo stesso tempo ha eroso gli spazi di discussione politica e di crogiolo di iniziative fondamentali al dibattito democratico. Con il bipolarismo che è concretizzato, la fusione di garanzie avevano nei confronti delle necessità e delle attività della classe media, oggi quasi scomparsa, flagellata da un fisco opprimente e da una burocrazia asfissiante. Il bipolarismo ha mortificato la democrazia interna alle formazioni politiche, ma si strutturano secondo logiche perverse e concessionarie di potentati oligarchici che contornano figure leaderistiche che controllano il substrato attraverso legami che nulla hanno a che fare con logiche meritocratiche di dibattito e confronto politico su temi sociali ed economici che riguardano il nostro paese. D'altronde, il bipolarismo in Italia è imploso proprio a causa di questa repressione ideologica. I cittadini che non trovavano più spazio all'interno dei partiti, dei circoli, delle comunioni e delle comuni aggregazioni, si sono orientati sulla protesta esterna e virtuale, affidandosi a saccenti guru del terzo millennio, organizzandosi in manifestazioni di piazza e moderni work contest e flash mob, in cui la democrazia sembra essere relegata a una rappresentazione televisiva o digitale del mondo come in una soft opera. La nascita di movimenti come quello pentastellato ne sono espressione diretta, tanto più che nella recente trasformazione di un movimento in espansione
alcuni non trovano più corrispondenza tra una democrazia virtuale e una fattuale, per cui hanno dato vita ad ulteriori fratture e fenomeni negativi. Di fatto, il fallimento del bipolarismo si è concretizzato nella polverizzazione delle forze tradizionali di centrodestra e centrosinistra, nonché dell'area moderata orfana di leader carismatici e valori che non riescono più a dialogare con l'elettorato medio borghese. Esempio sintomatico è la situazione elettorale della capitale d'Italia, che vede la scissione atomica delle forze politiche e la presentazione di ben 12 candidati a sindaco. Il bipolarismo, concettualmente legato al mondo anglofilo, prevede un sistema elettorale che porti alla definizione di un candidato presidente o di rappresentanti premier, eletti direttamente dal popolo. Se si vuole affrontare la questione in tal senso, simboli della necessità di una profonda riforma costituzionale. Finora il maquillage di facciata operato sul titolo quinto della Carta Costituzionale, di pseudo riforme che hanno solo contribuito a dissestare i progetti costituenti e che hanno prodotto un'abolizione nominale delle province e integrità dello Stato sul territorio nazionale, che di per sé vanta una complessità geologica, topografica e antropologica notevoli. Inoltre, con la riforma del Senato che si vuole operare, si sta cercando solo di alimentare la presunzione leaderistica di alcune forze politiche che nulla ha a che vedere con quel sano vincolo di rappresentanza che lega un parlamentare al suo territorio d'origine per il quale è eletto a manifestare le proprie esigenze. Anche qui si sta cercando solo di scardinare un sistema di ingranaggi e tutele dei cittadini a svantaggio della popolazione, degli elettori e del territorio nazionale. Più che l'adeguamento del sistema strutturale democratico ad una forma di rappresentanza duale, l'adattamento italiano ha più la parvenza di una libera interpretazione delle regole, che mostra evidenti segni di schizofrenia più che bipolarismo e bipolarità. Da un lato non si riforma il contesto generale, dall'altro si ha la pretesa di mutilarne il vincolo di rappresentanza diretta, vero e unica base di sistema bipolare. Dunque, stato dell'arte, sembrerebbe superfluo ribadire quanto il sistema bipolare non sia funzionale al nostro paese, soprattutto se reinterpretato senza criteri oggettivi che possano garantirne funzionamento e imparzialità. L'unica soluzione, all'alba del fallimento del bipolarismo all'italiana, sembra essere il recupero dei valori fondanti, quei percorsi democratici moderati all'inizio della Repubblica e che basano la propria forma di rappresentanza su un sistema parlamentare eletto su base proporzionale nel rispetto della diversità e delle esigenze dei cittadini. Questo mio contributo, cari amici e amiche, è solo una piccola traccia, un contributo a una discussione che iniziamo questa sera e che si dovrà sviluppare anche nei canali che noi abbiamo a disposizione, che sono quelli mediatici, canali anche del radicamento culturale delle nostre associazioni. Uno degli intendimenti è quello di mettere in rete tutte le possibilità, perché ciascuno di voi è anche titolare di associazioni, di presenze culturali e operativi nei territori, non solo dei posti di lavoro, e ciascuno di voi, essendo un opinion leader, può essere un naturale testimonial di questa nostra, no, di questo nostro nuovo pensiero. Vedo anche che ci ha raggiunto il consigliere Cantiani, che è un consigliere
a me molto vicino, un amico che salutiamo con grande piacere. Non a caso ho voluto fare riferimento a Roma. Professor Ammirati, lei non si vergogna, entri. Abbiamo bisogno anche di assistenza al Corazon, il nostro primario di Ostia che ci assiste. E in questo contesto, proprio parlando di Roma, perché molti di voi vivono in questa città, abbiamo voluto segnalare che sarà oggetto anche di un altro incontro che proponiamo il 9, probabilmente sabato 9 pomeriggio, che faremo in una grossa struttura dove chiameremo all'appello un po' tutto quel mondo che può fare riferimento a tutti noi, proprio per analizzare il tema romano sulla sicurezza, su quanto è avvenuto anche in Europa. Io volevo unire un pensiero a tutte le vittime di questa barbarie che in qualche modo sta segnando la nostra Europa. Noi non dobbiamo rinunciare ad essere ottimisti sul futuro delle nuove generazioni, però non dobbiamo nemmeno rinunciare a difendere i nostri valori. La democrazia si difende, è come una pianta che si alimenta tutti i giorni, si difende con nuove coscienze, nuove consapevolezze, perché quello che abbiamo costruito può essere alla mercé di barbari e di barbarie che vanno demolite con grande convinzione. Io credo che una delle azioni principali in questo senso può essere anche la cultura, ma non solo la cultura, ci vuole la politica, ci vuole l'intelligence, ci vuole una serie di argomenti molto importanti, quindi il rafforzamento anche delle istituzioni preposte a questa missione di sicurezza del nostro paese sarà oggetto di questo incontro dove tutti sarete invitati, anche invitando altre persone. Dobbiamo dare una manifestazione di forza, di presenza. Quella sarà una manifestazione che uscirà dai confini del nostro think tank e avrà una caratterizzazione anche un po' più politica, ma che credo, come ricordava adesso la nostra amica giornalista, no, la politica dovrà giocare un ruolo fondamentale. Quindi, caro Cantiani, su Roma noi ti ascolteremo con grande piacere anche il 9, se sarà confermato questo appuntamento, proprio per vedere insieme quali formule adottare anche nella nostra città. Professore, benvenuto. E quindi io termino questo mio cenno di saluto avendo introdotto un argomento, senza presunzione di aver detto tutto o tutto condivisibile, però ecco, è un momento anche di riflessione che volevo sottoporre alla vostra attenzione, perché tutto quello che diremo questa sera sarà ovviamente raccontato anche tramite questo instant book che ogni riunione di questo tipo promuoverà. Io non voglio aggiungere altro e quindi lascio la parola alla nostra amica Spadorcia per coordinare chi vorrà intervenire. Ovviamente gli interventi sono facoltativi, ci diamo tempi da Parlamento europeo, certo, sì. Da Parlamento europeo, proprio per alimentare. Chi vorrà potrà mandare su questo tema un contributo anche scritto nei prossimi giorni, come è avvenuto anche precedentemente. Quindi grazie per questa opportunità e lascio la parola a Maria Antonietta. Allora, Mario Baccini ha ricordato varie sfaccettature del fallimento del bipolarismo in Italia. Io chiamerei, se sei d'accordo Mario, proprio come il primo intervento, lo chiamiamo noi, cioè non è spontaneo, proprio Cantiani, perché abbiamo citato i 12 candidati a sindaco a Roma. Che cosa è successo in questa tornata elettorale, che poi non è solo questa tornata elettorale, cioè è qualcosa che parte da
da prima. È un fallimento dei partiti, è un fallimento della politica locale, è un come si fa a vincere una sfida in cui, insomma, parliamoci chiaro, il terzo polo in un certo senso l'aveva quasi vinta sulla carta. Che cosa è andato storto? Io innanzitutto ringrazio gli amici che sono presenti oggi pomeriggio, ringrazio Mario che fa da regista capitano di questa squadra che vuole porre all'attenzione non solo le somme algebriche dei sondaggi, che poi penso che i sondaggisti stanno capendo meno degli elettori che cosa succede sulla città, però vogliamo riportare al tema quello di una visione della città. Io penso che si è creata un'equazione abbastanza strana tra una voglia di rinnovamento della classe dirigente, una mancanza di rigenerazione da parte dei nuovi dirigenti di partito e una posizione di crisi del bipolarismo perfetto. Purtroppo abbiamo assistito per circa 20 anni al gridare che c'era la necessità di rinnovare la classe dirigente, c'era la necessità di squadra per raccogliere le sfide del futuro, e purtroppo questo è rimasto in tanti atti del convegno, in tanti atti di tanti convegni, e poi un po' la riforma del sistema elettorale, un po' la voglia di riempire le liste dei Camera e Senato di yes men piuttosto che di dirigenti partiti ci ha portato a questo. Io credo che oggi purtroppo viviamo nel momento in cui sta entrando la Terza Repubblica, abbiamo le macerie della Seconda Repubblica e sta entrando nella Terza Repubblica. Non sta a me dire se la Terza Repubblica sarà meglio o peggio della Seconda o meglio e peggio della Prima. È un processo difficile, è un processo che parte proprio da Roma, perché insomma è vero che parliamo di amministrative, ma nella capitale d'Italia tutto quello che è amministrativo poi si trasforma in processi politici. Viviamo una campagna elettorale che non ci aspettavamo, insomma la dimissione del sindaco è stata non è stata a scadenza naturale, ma è stato auspico che non arriveremo alla presentazione con 12 candidati sindaci, insomma chi ha buon cuore o chi pensa veramente che possiamo fare qualcosa per la città deve ragionare intorno a un'offerta elettorale. Insomma, oggi creare una campagna con 12 prodotti elettorali, rischiamo, come più volte dice il nostro amico Baccini, o diamo un prodotto scaduto, diamo un prodotto che non è efficace, o rischiamo che chi strilla di più ottiene. Viviamo in un momento in cui Roma oggi ha bisogno di una guida forte, una politica forte. Io sono sempre più convinto che la cattiva politica e la mala politica si sconfigge non con l'antipolitica ma con la buona politica. Abbiamo sia nei municipi che in consigli comunali delle esperienze di classe dirigente che si è creata. Su questo dobbiamo mettere delle basi profonde e lanciare questa nuova offerta che riparte dal vecchio, riparte da programmi, da idee, da proposte e da una presenza territoriale. Fermo restando che ognuno di noi deve partire da liste pulite e non rirovinare l'offerta politica con persone poco credibili, ma poi secondo me questa volta vinceranno le idee, vincerà chi veramente vuole impostare la nuova Roma. Grazie al consigliere Cantiani. Grazie. In bocca al lupo al consigliere Cantiani. E il consigliere Cantiani ricordava, dice, è la fine del bipolarismo perfetto. In fondo, se me lo lasci passare, Mario, il bipolarismo in Italia sin dall'inizio un po' imperfetto è stato, e forse da qui è nato un po' lo sgretolamento di quello che era proprio il sistema. Però c'è una preoccupazione che alcuni analisti politici, non noi giornalisti che siamo molto più, come dire, terra terra in questo, portano, cioè il fatto che il bipolarismo era imperfetto, ma c'era.
con l'Italicum, cioè con questa nuova legge elettorale, si rischia addirittura un monopolarismo, cioè un sistema monopolare, cioè un unico partito e poi una poltiglia di altri? È una domanda che forse si sono posti dopo averla approvata anche gli stessi che l'avevano approvato, questi Italicum, visto e considerato che poi si sono affrettati tutti a chiedere delle modifiche. Ma che cosa si può fare adesso per arginare un po' i danni di quello che potrebbe venire anche con questa legge? Il professor Pasqua Di Magliaro, insomma, le faccio questa domanda, ma lei che insomma è un economista magari ci può dire anche quali sono i rischi a livello economico di questo sgretolamento. Sì, certo. Grazie innanzitutto per avermi consentito di fare due riflessioni. Io vorrei dire innanzitutto una cosa. Dal mio modesto punto di vista, ma anche di altri giornalisti, analisti dei fenomeni politici italiani, io penso che lo sgretolamento, per usare la sua parola, del sistema politico non deriva tanto dal sistema elettorale precedente quanto da due fenomeni. Uno, che ha una rilevanza di impatto economico sull'Italia, ma non solo economico, ma anche di immagine sociale, che è il dilagare della corruzione. La corruzione è dilagata ovunque, è dilagata per ogni sistema, per ogni procedura, è dilagata nel Comune di Roma. E se ben pensate, il sindaco Marino è scivolato su questo, non è riuscito a porre un argine con dei sistemi più efficienti, con delle mobilità, con quello che voleva lui, al degradare della corruzione. Non c'è bisogno che io faccia esempi, la cosa sta, tutti i cittadini sanno di questo grave problema e sanno forse meno una cosa, che nell'indice di Transparency International, mentre la Germania, il Regno Unito saliti di posizione per quel che riguarda la credibilità, dentro cui magna parte svolto dalla corruzione o dalla mancanza di corruzione, l'Italia è scesa di 20 punti. Quindi la cosa è rilevante. Questo, secondo me, è il principale fenomeno che allontana i cittadini, che pone in crisi il sistema politico e che condanna anche un po' la nostra competitività, perché attraiamo meno investimenti per questo fatto, perché è un onere per chi viene a investire, questo è un onere. La seconda cosa che volevo, la seconda riflessione riguarda la partecipazione. Se ne parla tanto, se ne parla non solo nei nostri sistemi, non solo in Italia a proposito della riforma costituzionale, ma se ne parla in generale nel mondo, anche nel mondo che abbiamo di fronte. Noi abbiamo di fronte a noi un mondo che non conosce o conosce in modo opaco la partecipazione. Ecco, noi abbiamo una partecipazione democratica cosiddetta, cioè che si filtra attraverso il sistema dei partiti. Ma ci chiediamo, i sistemi di partiti, quelli che noi eleggiamo come rappresentanti, sono veramente poi rappresentanti dei cittadini? Oppure i cittadini, una volta che hanno eletto me, le altre massime persone, gli eletti fanno una loro vita completamente autonoma nei confronti dei cittadini per 5 anni? E poi dopo, all'approssimarsi alle successive elezioni, si avvicinano un'altra volta. I cittadini sono piuttosto annoiati di questo fatto, specialmente per l'accumulo di sistemi burocratici inefficienti e per la discordanza netta tra le parole di qualsiasi candidato che voglia venire qua e che voglia dire io farò questo, farò quello, farò quell'altro, e poi non lo può fare perché il sistema amministrativo è quello che è. Allora volevo dire questo per dire che una cosa poco nota. Nell'ambito economico-sociale si parla che i sistemi democratici più decenti,
per ricordarla alla Churchill, non è un sistema perfetto, ma andate bene, non è la percentuale, magari in Gran Bretagna, negli Stati Uniti votano poco, ma anche da noi si vota poco, però quelli che votano poi sanno di avere una rappresentanza. Se si decide di fare un quindi chi vuol fare qualche cosa di veramente innovativo dovrebbe cercare, per esempio, per fare degli esempi terra a terra, di diffondere il silenzio assenso, cioè di introdurre per molte cose non ulteriori complicazioni burocratiche, che poi sono quelle che ecco, queste due mie riflessioni. In merito alla riforma costituzionale, beh, io tutto sommato al 51% sono, non fosse altro perché semplifica il sistema istituzionale e garantisce una forma di governo stabile. Mi rendo conto le cose che immaginavo. Il sistema procedurale attuale, lo sa benissimo onorevole Baccini, per trasformare un progetto di legge in legge in Parlamento mediamente ci vogliono 2 anni e mezzo, 3 anni, quello che sia. Beh, un governo che forse queste cose le può fare un po' più. Mi rendo conto che non è democratico, ma un po' di democrazia guidata eletto con il 24-25% dei voti, e questo sarà anche se vota il 10% della popolazione, la votazione è valida. E quindi che facciamo? Noi abbiamo un sistema democratico sulla carta, che in cui ci sono degli eletti, ma ci forse riflettere bene, però ho detto al 51 e non più di tanto. Grazie per la cortesia. Grazie, ma ecco, io su questa questione che il professore Pasqua Di Magliano ha voluto sottolineare, sulle riforme, dico, ecco, noi dobbiamo stare attenti, a mio parere, quando parliamo di riforme, perché la parola riforma è stata spacciata fino a oggi dalla propaganda politica come una parola bella a prescindere dai contenuti. Le riforme possono essere buone o cattive. Quando tutti dicono stiamo facendo le riforme, ma che cosa? Quale riforme? In che senso? E poi anche il ragionamento di una maggiore autorevolezza, chiamiamo, dei governi che possono governare, deve prescindere lì sì la riforma costituzionale, perché noi non possiamo scimmiottare un sistema presidenziale stando in una repubblica parlamentare. Io voglio segnalare a tutti noi che noi dobbiamo rispettare, non ci sono scorciatoie, noi viviamo in un sistema parlamentare dove il governo risponde al Parlamento e il Parlamento al popolo. La vera riforma sarebbe quella di far applicare questa norma costituzionale. La rivoluzione. È una rivoluzione. Oggi il Parlamento è soggetto al governo, che dà le carte su tutto, a un uso improprio della propria. Allora vogliamo dare. Allora eleggiamo direttamente il capo, il Premier. Oggi noi chiamiamo Premier il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non si chiama Premier, è il Presidente del Consiglio dei Ministri. I governatori delle regioni sono Presidenti della Giunta regionale. Tutto questo scimmiottare, questo americanismo, cioè senza fare le riforme, è tutta colpa sempre del giornalismo. Allora io dico, bisognerebbe fare pace
un attimo, no, con questa cosa. Facciamo le riforme. Viviamo in un sistema parlamentare. Se siamo pronti e pensiamo che la semplificazione, perché talmente la nostra cultura è di rispetto delle libertà degli altri, potremmo essere pronti a fare anche la riforma in sistema presidenziale. Ma il sistema presidenziale molti lo confondono con maggiori poteri al premier, che no, ci sarà sempre un contrappeso che si chiamerà, anziché Parlamento si chiamerà Congresso, si chiamerà quello che vogliamo, però il contrappeso ci sarà sempre. Allora io penso che la semplificazione, anche chiamiamo legislativa, possa essere un'utilità, però facciamo un po' riferimento sulle emozioni di questi ultimi anni. Che cosa sarebbe avvenuto se non ci fosse stata quella intuizione dei padri costituenti, che conoscevano bene gli italiani e hanno messo i famosi vincoli con le due camere? Oggi qui può succedere che da un colpo uno si cambia la legge elettorale e ti arriva il pinco pallino di turno che vince le elezioni, e domani no, e magari ci spiegano che la proprietà privata non è più la proprietà privata, che viene cambiata per legge. Almeno adesso devi passare alla Camera, al Senato, poi c'è una seconda lettura, insomma un po' di vincoli ce l'abbiamo. Allora in questo caso sulla sicurezza, qui il generale Zottin mi consentirà di fare una, no, entrare un po' in campo. Ecco, anche su questo domani io non vorrei che davanti a un'emergenza del nostro paese ci si richiami a poteri speciali. Possono essere un valore, possiamo discuterne. Io credo che oggi il vero problema, ecco l'onorevole De Laurentiis che stavamo aspettando, e cioè, allora penso che questo tema delle riforme, se siamo d'accordo, potremo iscrivere all'ordine del giorno degli appuntamenti di questo caffè culturale anche il tema, professore, delle riforme, e analizzare bene i vari sistemi e che cosa significa nella protezione del sistema italiano, perché non dimentichiamo che noi siamo un popolo latino, ma molto latino, e non siamo un popolo anglosassone dove, no, quindi anche queste, siamo dei grandi individualisti e bla bla bla, quindi dobbiamo avere, allora questo tema io pregherei, diciamo che quello che poi esce dalla finestra in Italia rientra, cioè che esce dalla porta rientra dalla finestra, insomma, in qualche modo, cioè forse una riforma del Senato più seria avrebbe portato magari a una diminuzione dei parlamentari, lasciando comunque intatte delle prerogative che comunque, cioè, sono sacrosante, insomma. È un mio pensiero, non è, però c'erano sul tavolo della discussione, quando si discuteva appunto della riforma del Senato, c'erano sul tavolo delle proposte simili, che tra l'altro arrivavano tra l'altro dallo stesso partito del Presidente del Consiglio, quindi non da altri partiti, in cui si prevedeva appunto una diminuzione del numero dei parlamentari, perché considerati in questo momento in cui ci sono, lei ha parlato, professore, di cittadini annoiati, il punto è che i cittadini annoiati poi si spostano a votare i 5 Stelle. Ma il professore, perché è un noto moderato, perché lui non voleva chiamare annoiati con un'altra parola. Salini l'avrebbe chiamato con un altro aggettivo, no? Sì. Ma è la verità, anche non ce lo siamo detto il professore. Comunque è arrivato l'onorevole De Laurentiis, a cui facciamo una... In attesa di perché Rodolfo ci dica qualcosa, sì. Non so se qualche... Troise, volevi dire qualcosa su perché magari... Visto che sei un esperto... Un esperto di quello... Allora, l'amico dottore Troise, che è stato fino a qualche mese fa uno dei massimi esperti, cioè dirigente della Camera, dei deputati, oggi è in pensione e può a titolo di parlare. Quindi può dirci... No, ringrazio il Presidente. Sicuramente, forse sui regolamenti parlamentari
ci sarà molto da fare, perché anzi abbiamo dei regolamenti parlamentari noi che derivano tante, in cui c'era uno scenario politico molto differente. E adesso vedremo, intanto io finché non vedrò definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale la nuova Costituzione, però l'intervento del professore mi ha sollecitato una riflessione che è il profilo parlamentare dei regolamenti, ma un po' anche per l'esperienza professionale che ho coltivato e che continuo a seguire, vorrei secondo me dare anche uno spunto per un'ulteriore riflessione, un'altra lettura. Forse questa tendenza al bipolarismo viene motivata, a mio avviso forse anche erroneamente, dalla necessità di un controllo della spesa pubblica che potrebbe sembrare facilitato da una doppia, diciamo, da una contrapposizione netta. Secondo me non è così, anche perché se vediamo un po' i trend della finanza pubblica, i tentativi che ci sono stati di avere un bipolarismo non ci hanno portato, forse anche per una serie di motivi del tutto esogeni a quelli che quella che è la realtà poi italiana, a un miglioramento dei conti pubblici significativo. Quindi su questo forse va fatta una riflessione ulteriore. Mi limito a dare questo spunto, perché il resto mi sembra appunto molto de iure condendo, anche perché poi alla fine il Senato mantiene molto significative. Grazie. Onorevole De Laurentiis, le faccio una sintesi brevissima di quello che è stato detto, che anzi, devo dire la verità, che tutto sommato si può in quello che ho detto. Cioè, c'è comunque una crisi di un bipolarismo che era nato già, insomma, un po' imperfetto. Noi dobbiamo creare una nuova coscienza. Il ritrovarsi, il mettere insieme i pensieri serve a creare questa nuova coscienza. Ora, io le chiedo, proprio perché Mirella è annoiati, come si fa a creare questa nuova coscienza? Come si fa a superare il creato e a cercare di rendere meno annoiati i cittadini, cioè riportarli comunque a credere nella politica prima e nei partiti poi? Quanti giorni abbiamo per rispondere? No, io devo dire la verità che insomma, un paio di brevi riflessioni. Prima ascoltavo gli interventi e mi sembra che si può dire tranquillamente che noi abbiamo un bipolarismo imperfetto e un bicameralismo perfetto, il che da una parte e dall'altra, come dire, abbiamo, come dire, delle difficoltà anche a quelle cui si accennava poc'anzi. Io credo insomma, quando parliamo di bipolarismo, molti legano la capacità di costruire con il sistema elettorale, con la legge elettorale. Io non credo che i cugini europei, guardiamo quello che è successo in Germania con una legge proporzionale, insomma, e guardiamo l'Inghilterra. Politico, quindi il binomio non è dal 94 verso il 96 e
prioritari è stato il risultato di tutte quelle coalizioni dove si allargava in maniera spropositata l'orizzonte dei partiti pur di vincere l'appuntamento elettorale, e poi per cadere sulla prova dei fatti, che è quello del governo del paese e del governo anche delle criticità, perché alcune volte, come dire, il problema della mancanza di una legge elettorale adeguata, oppure in parte, questo è vero a mio avviso, ha una maggiore costituzione. Il problema è che il problema di fondo non hanno, come dire, la stessa visione strategica del paese da qui ai prossimi vent'anni, insomma, non alle prossime elezioni. Non riescono, come dire, a trovare quel minimo comune denominatore che sono i valori, che sono, come dire, la visione strategica, che sono gli interventi sulla società, cioè su come, come dire, dare una lettura attenta dei grandi fenomeni di cambiamento che si stanno producendo in quest'arco di tempo all'interno della nostra società, in un quadro sempre più generale che ci interroga, come dire, su problemi diversi, che ci interroga su come dire, nuovi fenomeni, nuove criticità. E di rispondere. Ma questo è il primo problema, è come trovare l'ideale ai cosiddetti partiti o alle coalizioni, come, non lo so come le vogliamo chiamare, perché altrimenti ci ritroveremo di fronte di nuovo a un film già visto, insomma, con gli stessi risultati e con e poi c'è anche un altro elemento: il sistema bipolare. Perché è così apprezzato? Perché è apprezzato perché si dice che la scelta, come dire, il oggi sono alcuni anni fa, e chi abbiamo votato non è al governo di questo del paese. Insomma, anche qui è fondamentale che il bipolarismo si colleghi con una ruolo fondamentale del cittadino, che deve scegliere, deve avere il diritto sacrosanto di poter scegliere da chi farsi rappresentare, sia in termini parlamentari, e da chi farsi governare in termini di scelte strategiche del paese. Queste cose non mancano. Allora, oggi in fondo, come dire, riprendiamo queste nostre conversazioni proprio perché vogliamo dare un piccolo contributo a costruire una coscienza diffusa, insomma, cioè a fare in modo che alcune valutazioni, alcune riflessioni, che sono riflessioni di amici, che sono forse più attenti, vuol dire, ai fenomeni della politica, a quanto sta avvenendo, agli accadimenti sociali del paese, insomma, di valore comune, diventi un elemento su cui ragionare tutti quanti insieme e da lì riprendere una coscienza sociale, avendo chiaro sempre il come dire, perimetro valoriale da cui si parte, le scelte strategiche che devono essere, condividere la visione strategica del paese, che oggi mi sembra che non sia assolutamente così. Oggi ci troviamo di fronte alle larghe intese dove non c'è come dire, una identità di vettura, ma sui problemi e sulle cose che vengono messe all'ordine del giorno del Parlamento, del governo. Voglio dire l'ultima cosa: in un sistema bipolare è fondamentale che ci sia, come dire, da una parte uno dei poli, dall'altra ci sia la cosiddetta maggioranza, dall'altra l'opposizione. Oggi nel nostro paese ci troviamo con un sistema un po' sbilenco, perché ha una maggioranza,
ma abbiamo, basta vedere la tornata amministrativa che ci dice questo, sostanzialmente ci troviamo di fronte con un'opposizione che fa fatica a costruire una proposta alternativa a quello che c'è oggi all'interno del nostro paese, e quello è un pericolo. In questo innestiamo poi il ragionamento sull'Italicum, cioè che probabilmente l'Italicum non è che favorisce, come dire, il bipolarismo, perché il premio di maggioranza del 3%, come dire, non è che il quorum del 3% non è che, come dire, sfavorisce o disincentiva la costruzione dei partiti, tutt'altro. Quindi probabilmente, insomma, anche lì questa lettura, la lettura di un'ipotesi, insomma, di una legge elettorale che doveva favorire il bipolarismo, almeno su questo versante, tanti altri problemi che legati a quella legge, ma certamente, insomma, sono cose concrete questo ha posto l'accento su quelli che erano i rischi veri di questa legge elettorale. Io ho una serie di interventi che non ha sottoposto e diciamo tempi televisivi. Trivelloni, tempi televisivi, cioè noi diamo proprio un minuto e mezzo, diciamo due, va. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io intervengo per così su quello che, anche dagli interventi che mi hanno preceduto, ho tratto da questo appuntamento. Insomma, qui leggo su questo schermo bipolarismo all'italiana. Io credo invece che queste riforme costituzionali che si stanno verificando, che si stanno completando in questi ultimi periodi, la riforma dell'articolo 5, la nuova legge elettorale che diventerà operativa dal prossimo autunno, passato il referendum che dovremo affrontare, rappresentano un confine tra quel bipolarismo all'italiana che non ha funzionato, chi lo ha chiamato muscolare, chi lo ha chiamato improduttivo, chi lo ha chiamato con tanti altri termini, e invece un bipartitismo che purtroppo, secondo me, ci attende a breve. Il bipartitismo è di fatto la conseguenza di queste modifiche che si stanno, appunto, che il legislatore sta facendo in questi ultimi periodi. Un bipolarismo che vedrà quindi contrapposti dei leader, anziché ci saranno delle coalizioni che saranno concentrate su degli obiettivi esclusivamente dei e non su degli obiettivi che hanno grande confusione, e tutto questo porterà anche ad una riduzione di quella rappresentanza di cui Mario tu l'altra volta hai voluto affrontare il problema della rappresentanza, il problema fondamentale. E io non credo, io resto anche basito quando vengono in qualche modo eliminati i partiti, ovvero vengono svuotati. Il partito era uno strumento di democrazia diretta, era uno strumento attraverso il quale esercitare la democrazia. E togliere il partito significa non dare più riferimento ai cittadini e quindi agli elettori, e il fatto che è in crescendo l'astensione al voto credo che sia la dimostrazione più evidente del fallimento di questo progetto. E non hanno più una rappresentanza vera e propria, che non hanno più delle regole, che non hanno più contenuti, sono diventati di fatto gli strumenti con i quali si individuano i rappresentanti del popolo. Cioè, se l'obiettivo era quello di eliminare i partiti, è paradossale che siamo arrivati al punto in cui sono gli stessi partiti ad individuare le persone che dovranno rappresentare la democrazia nel nostro paese. Questa è una cosa incredibile, e io credo che sia anche un problema che prima o poi il Parlamento dovrà affrontare. Io non so se si possono fare riforme continuative, cioè che non finiscono mai,
ma io credo che questa riforma vada riformata. Grazie. Certo, perché poi alla fine se sono chiamata a dare la prima valutazione. Insomma, che ha dato le indicazioni anche sulla legge elettorale, perché in fondo se si andasse a votare adesso, insomma, e, insomma, è stato introdotto il tema delle preferenze. E il Trivelloni è abbastanza, perché in questo bipartitismo che ha paventato, fondamentalmente quello che vede morire il terzo polo, da quello che insomma capisco, perché il premier che fa questo, questa sorta di partito della nazione. Quindi, Sergio Salini invece, Silvio, mi scusi, chiedo, possono fare riforme, riforme in continuazione, che tipo di per questa nuova coscienza? Posso sedere? Sì. Certo. Grazie. No, io delle riforme non vorrei parlare perché non sono in grado di poter giudicare se le riforme ci debbono stare o non ci debbono stare. Io voglio riprendere un attimo ciò che ha detto il professore degli cittadini annoiati, che io chiamerei in tutt'altra maniera. Detto ciò, qui bisogna, io pensavo che nella vita c'erano solo due doveri, i genitori verso i figli quando erano piccoli e i figli verso i genitori quando erano anziani. Oggi invece io mi propongo di dire che la politica dovrebbe invece, ha il dovere di sentire i cittadini di ciò che accade, di ciò che succede, perché qui ci sono cittadini che non riescono a mettere più il pranzo con la cena. E questa è una cosa vergognosa in un paese dove i nostri padri costituenti ci hanno sempre garantito un equilibrio che oggi viene a mancare, il lavoro che oggi viene a mancare. E quindi la forbice tra la ricchezza e la povertà si è talmente allargato dove, se non pensiamo che chi ha un consesso, grazie a Dio in questa sala c'è, che chi ha di più dovrebbe dare a chi ha di meno, forse troveremo la quadra in questo paese. Ma pensate solo il disequilibrio che c'è tra il cittadino e le istituzioni. Facciamo, poniamo un caso, il caso del cittadino povero, disgraziato, gli arriva una cartella dell'Equitalia perché l'ufficio centrale gliela, e lui se le chiede, il cittadino deve prendere soldi dallo Stato, l'interesse corrente dell'1%. Ma è possibile una cosa del genere in uno Stato democratico? O volete pensare, vi posso dare un dato, in questo paese l'Agenzia del Demanio incassa 100 milioni per 24.380 concessioni demaniali, diciamo circa, anzi 25.000. Per un totale di 100 milioni, lo dividete, viene 4.000 euro all'anno i stabilimenti balneari, sono le concessioni. È possibile, è democratico una cosa del genere, quando io vado in uno stabilimento e pago fior fior di soldi e questi signori pagano per la loro concessione 4.000 euro, chi 10.000, chi 1.000, chi 100. Ma non è più possibile questo disequilibrio. Quindi ritengo oggi una delle cose più importanti da parte della politica è che abbia il dovere di stare vicino al cittadino. Grazie. Onorevole Baccini, insomma, di domande, cioè, di risposte diciamo che sono difficili, di domande ne sono state fatte tante. La politica ha il dovere di stare vicino al cittadino. E una ricetta per stare vicini in questo momento comunque particolarmente difficile, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della sicurezza, come si fa a stare vicino ai cittadini oggi? Così le do la parola e conclude questo nostro incontro. Sì, intanto ecco, io credo che abbiamo
messo le basi per costruire un ragionamento importante su un tema che è alla base di una ristrutturazione del pensiero, sostanzialmente di una nuova consapevolezza, che è quella del bipolarismo, ma soprattutto di come il bipolarismo, non so chi lo ricordava prima, forme devono essere funzionali o a migliorare la qualità della vita dei cittadini o quantomeno ad abbassare il debito pubblico dello Stato, perché altrimenti se facciamo tutti questi, facciamo il bipolarismo, il proporzionale o quant'altro, sono tutti sistemi che alla fine no, non devono garantire solo la scorciatoia di alcuni candidati, quello ci può stare, ma il fine ultimo del sistema elettorale, delle coalizioni, bipolarismo, sistema proporzionale o quant'altro, devono essere finalizzati ad avvicinare le linee a minor costo possibile e migliorare la qualità del tema di sussidiarietà sia orizzontale che verticale, che renda il sistema no, funzionale no, al cittadino come ultimo usufruitore di un servizio di qualità. Questo è quello che noi dobbiamo ripuntualizzare. Se noi riusciremo a far comunicare questo messaggio, che il nostro contributo culturale con questo caffè e questo appuntamento che ci stiamo dando, può diventare un sasso in uno stagno dove nessuno parla più di cose concrete. Ci siamo già detti oggi e abbiamo analizzato qual è l'asse del nostro discorso sulla crisi della rappresentanza e che cosa ha determinato. Su questo bipolarismo all'italiana che, come ricordava l'onorevole De Laurentiis, probabilmente non ha avuto gli stessi effetti che speravamo dal punto di vista dell'applicazione stesso di questo modello. È stata quasi una semplificazione di rendere omogeneo chi non è omogeneo. No, perché è vero che il bipolarismo all'italiana ha caratterizzato negli ultimi 10 anni un centrodestra e un centrosinistra dove eri costretto a stare da una parte o dall'altra perché altrimenti non avevi la rappresentanza, non per omogeneità di obiettivi da raggiungere. Parliamoci chiaro, queste cose vanno prima o poi scritte da qualche parte. E se noi riusciremo a dire che il fine delle riforme è sottoscritto da intellettuali, da persone, da comunque da persone che sanno di quello che parlano, probabilmente avremo dato un contributo al legislatore di oggi o di domani affinché le riforme e l'attività legislativa sia legata a un fine che è quello di rendere no, un servizio sempre più efficace, più efficiente, a minor costo possibile. Sono regole minime. Qui ovviamente c'è una presenza, ripeto, ad inviti di amici che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questi nostri seminari. Siamo in diretta streaming, anche tutto quello che ci siamo detti, ci stanno ascoltando anche fuori da qui per unire anche la voce di chi oggi non è presente qui con noi. Ecco, io darei ovviamente i nostri amici, i nostri uffici tecnici di questo nostro think tank riassumeranno anche i contenuti di questa nostra conversazione e svilupperanno anche i concetti che vogliamo trasferire all'esterno nelle vie che vi ho detto anche nel mio intervento precedente. Quindi io non aggiungo altro se non quello di darci appuntamento ovviamente dopo questa pausa pasquale, per mettere all'ordine del giorno quell'argomento che è arrivato, oppure magari lo metteremo in uno degli argomenti da esaminare, che è proprio quello delle riforme, il significato delle riforme e che cosa devono servire le riforme, perché se già riusciremo a mandare un messaggio al legislatore, allo stesso governo che ha assunto la funzione di surroga del Parlamento, perché le riforme le dovrebbe fare il Parlamento sostanzialmente, qui sembra che è sempre il governo che fa le riforme. Quindi ecco, noi se riusciremo a dare un messaggio che prima di annunciare le riforme come la panacea di tutti i mali ci dissero anche a che cosa servono o serviranno queste riforme, qual è l'utilità, come inciderà sul debito pubblico,
come inciderà nel migliorare la qualità della vita dei cittadini, probabilmente avremo dato un nostro piccolo contributo a un'attività parlamentare che rischia di essere sterile o, nella migliore delle ipotesi, negativa. Quindi io vi ringrazio, ringrazio il nostro giornalista Spadorcia che è qui con noi, eccetera, e chiederei all'onorevole De Laurentiis di fare la sintesi di chiusura, dandoci appuntamento che ovviamente vi i consueti canali, e in questo caso io voglio augurare a tutti su un aspetto che è quello dei cittadini. Cioè, prima dicevamo i cittadini, come ricostruire, cioè, oggi c'è un gap evidente, no? Che è quello che tu vai in urna, voti, e dopodiché quello che accade il giorno dopo è qualcosa che, come dire, che sta in mezzo dei, cioè, da un'altra parte, nessuno di noi riesce a capirlo. Soprattutto perché i programmi che si votano sono messi nel cassetto un minuto dopo e vengono dimenticati. Guardate, questo è grave per un altro motivo, perché si stanno producendo all'interno del nostro modello di società dei cambiamenti profondi. Mi riferisco per esempio anche, come dire, anche all'ultima legge sui diritti civili, che poi si può essere d'accordo o non d'accordo, cioè, però quello è un cambiamento profondo con quello che ne consegue. Abbiamo già visto le prime esperienze, le prime applicazioni giurisprudenziali, come stanno cambiando, come dire, l'approccio al tema dell'adozione o meno, eccetera. Ma pensiamo a quello che è stato prodotto da un governo su cui non c'è stato un mandato chiaro, nessun cittadino, io lo metto dalla parte dei cittadini, chi di noi ha votato questo governo e ha approvato quelli che, ad esempio, sul mercato del lavoro? Abbiamo, come dire, prodotto un assorgimento su temi fondamentali che riguardano, come dire, la stragrande maggioranza degli italiani, in cui, come dire, c'è stato una sorta di depauperamento delle garanzie, dei diritti individuali sul mondo del lavoro, che è un tema, come dire, centrale di qualsiasi modello di società che deve essere costruita sulla libertà, sulla parità di accesso, sulle competenze, su quant'altro. Questo è un tema che non è stato trattato da nessuno, e nonostante questo, come dire, sono state prodotte modifiche centrali. Questo, io insisto su questo tema, perché è ovvio che siamo nella fase di competizione, che la competizione è globale, che la competizione non fa sconti a nessuno, non ci sono isole felici dove rifugiarsi e quant'altro, però è anche vero che ci dobbiamo intendere su quello che deve essere le modalità di competere, perché è ovvio, è troppo facile andare a competere sui mercati globali andando a scontare la capacità, come dire, aumentare la capacità competitiva solo forzando l'ultimo anello della catena della catena del valore produttivo, che è quella del lavoro, se per me. Allora, io su questo, io credo che queste siano modifiche centrali in cui qualunque cittadino, qualsiasi di noi, ha il diritto di esprimersi e di dare un proprio contributo. Io poi, l'ho detto già l'altra volta, lo ripeto, c'è un problema di conflitto di interessi tra il paese reale che è fuori dal palazzo e quelli che sono asserragliati dentro il palazzo, che pur di rimanere, come dire, un'altra settimana, un altro mese, un altro anno, sarebbero capaci di votare qualsiasi cosa, anche l'abolizione della Carta Costituzionale. Sono pensato di poter dire che si presenta con una coalizione va fuori e perde lo scranno. Nessuno ha pensato. Beh, ad esempio, questo della transumanza politica è un altro dei temi legati. Cioè, mai nella Prima Repubblica, nella vituperata mia Prima Repubblica, era un fenomeno che non era sconosciuto. Oggi abbiamo 200 parlamentari che sono passati da una parte e dall'altra. Questo per dire che non c'è proprio un problema di coerenza. Però ripeto, oltre 200, sì, oltre 200.
Allora, io dico che probabilmente ha ragione Mario nel proporci e nel sollecitare, come dire, il nostro coinvolgimento e un apporto di contributo, di idee, di analisi e di dibattito. Allora, credo che sia questo il compito di questi incontri del mercoledì pomeriggio, che servono, come dire, a rinforzare la nostra appartenenza, il nostro senso civico e anche ad introdurre un po' di voglia di riscatto. Grazie. Grazie a tutti. Allora, il prossimo incontro: riforme, legge elettorale, legge, riforma costituzionale e vincolo di mandato, arrivato a questo punto. Sì, certo. Buona Pasqua a tutti. E svincolo di mandato.